ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video. Questa volta in collaborazione con una ragazza carinissima che si chiama Giovanna del canale Make Up Che Passione. Spero di non aver detto cavolate, ok no. E niente, abbiamo deciso di fare questo tutorial insieme e abbiamo deciso, visto che ormai l'estate sta finendo, di fare un make up autunnale, come vedete. E spero che vi piaccia, passare dal suo canale perché fa veramente dei video molto carini, mi piace tantissimo, e trovate il link nell'info box, andate a vedere insomma anche la sua proposta di trucco autunnale. Questo diciamo è il mio, spero che vi piaccia e fatemi sapere, e vi lascio al tutorial, ciao! Inizio subito dal correttore e utilizzo l'Instant Anti-Age della Maybelline, che adoro, nella colorazione light. La cosa bella di questo correttore è che oltre a correggere veramente bene le occhiaie, come vedete, illumina anche molto la zona, e quindi è veramente bello, mi evita di fare un altro step dopo. Allora, questa volta farò prima gli occhi, visto che voglio fare un trucco un pochino intenso, e vado ad applicare subito il primer. Come sempre utilizzo la Love Stage della Essence. Correggiamo le sopracciglia come sempre con la Natural Eyebrow Designer della Benecos, messa anche al contrario. Allora, iniziamo con il trucco occhi. Voglio fare un trucco occhi, abbiamo detto, autunnale, e voglio utilizzare interamente per il mio trucco questa palettina Kiko, che mi ha regalato il mio ragazzo, dare in offerta, della Set Fashion, la 01 Harmonic Swing, ed è questa palettina perfetta per fare questo trucco, perché come vedete ha questi colori prettamente autunnali. Allora, inizio prendendo un pennellino da sfumatura piccolino, tipo questo qui, sporco, e applico alla fine dell'occhio. Vado a delineare la piega dell'occhio, e questo è il secondo colore, che è questo marroncino scuro tortora. Nel resto della palpebra vado invece ad applicare questo colore qui, che diciamo è un violetto, non so nemmeno io bene come definirlo, e lo applico con un pennellino piatto. La cosa bella è che sono colori opachi, non lo vado proprio a portare fino all'inizio dell'occhio, in modo tale che poi piano piano andrò a schiarire creando il punto luce. Riprendo il pennello di prima e rivado a rintensificare la parte finale con il color tortora, e lo porto un po' anche verso l'alto. Voglio andare a dare un po' più di tridimensionalità all'occhio, e prendo anche una puntina del nero, il Priminato, che è sì un nero, ma non è un nero nero tipo quello della Naked, insomma, per farvi capire. E lo applico alla fine dell'occhio, sfumando bene. Riprendo un pennello grande da sfumatura e riprendo il violettino di prima e sfumo bene tutto. Con il colore più chiaro della palettina, questo bianco perla insomma, e vado intanto, allora, con un pennello grande tipo questo qui, e lo prelevo e lo metto sotto l'arcata sopraccigliare. E lo vado anche bene a sfumare con il tortora sotto, che cioè non voglio che si veda lo stacco delle due sfumature. Invece con un pennello piatto lo vado ad applicare all'inizio dell'occhio e lo
porto anche un pochino qua sotto. Dato che comunque il trucco è già parecchio scuro, non lo voglio appesantire con un eyeliner e per questo vado ad utilizzare la matita di Essence, la Long Lasting, e la utilizzo diciamo come fosse un eyeliner, creando una linea sottile che poi andrò a sfumare. Prendo un pennellino da eyeliner come questo qui e la vado a sfumare. E se la voglio sfumare meglio, prendo con il pennellino un pochino del nero dalla palettina. Nella rima interna applico una matita nera e applico sempre la Long Lasting di prima. E la porto leggermente verso fuori. Sotto l'attaccatura delle ciglia vado ad applicare, se la trovo, ok, questa matita di pupa, che come vedete è un color violetto simile al viola che abbiamo messo al centro dell'occhio, e la applico proprio sotto l'attaccatura delle ciglia. Ora con un pennellino piccolino da precisione, tipo questo qui, prendo il viola dalla palettina e la vado a sfumare, senza però esagerare perché altrimenti rischio di fare l'effetto occhio malato. Ok. Infine applico il mascara e utilizzo questa mini size di Estée Lauder che si chiama Sumptuous Infinity. Questo è l'effetto finale. Mi dispiace che dalla videocamera non si veda perfettamente, diciamo, i vari tipi di colori nell'occhio, ad esempio il viola a metà occhio, invece io dallo specchio insomma li vedo bene, insomma questa cosa mi dispiace. Questo insomma è l'effetto da lontano, quanto fa senso un occhio truccato e uno no. Faccio l'altro occhio e torno. Eccomi qui con entrambi gli occhi fatti, insomma. Mi piace davvero moltissimo come trucco, è davvero molto molto invernale, insomma. Passiamo al volo al resto del viso. Allora, dove è andato? Apriamo come fondotinta sempre della Maybelline l'Instant Anti-Age, il fratellino del correttore, insomma, nella tonalità 21 nude, che è leggermente più scura, però la sfumo con una spugnetta e vedete un pochino più scuro del mio, e sfumandolo con una spugnetta vedrete che rimane davvero molto naturale come fondotinta e non si vede lo stacco di colore. Vedete, l'effetto è davvero molto naturale. Ho deciso di fare prima gli occhi perché essendo colori scuri e non volevo che poi magari cadendo polveri mi andavo insomma a sporcare la base, non mi andava. Ok, applichiamo una cipria colorata e utilizzo questa qui della Moi, che è la shade 2, e la vado ad applicare con un pennello più piccolino del solito, eccolo, questo qui della neve, e in modo insomma che vado anche a metterlo nelle parti più precise. Ok, vado ad applicare un po' di terra. Io utilizzo come sempre la Sun Club della Essence nella colorazione Natural. Per il blush voglio fare una prova con voi. Vi avevo detto nel video dove mi ho mostrato la Too Glam, magari vi lascio qui il link, che avevo ricevuto come omaggio Kensington Garden, che è un minerale di un bellissimo colore, e moltissime su Facebook mi hanno consigliato di usarlo come blush, poiché effettivamente ha un colore davvero molto particolare, tra l'altro è anche opaco,
quindi ci provo con voi. Visto che con questo trucco ci sta benissimo perché è questo colore qui. Diciamo un borgogna, un violaceo, non so, un colore particolarissimo. E vediamo come sta. I blush di neve vanno dosati, cioè blush minerali, dosati molto perché sono molto scriventi. È davvero bellissimo. Perde un po', diciamo, il borgogna e viene fuori più un violaceo. Poi mi piace anche molto il fatto che sia opaco. Io non so perché ogni volta che metto il blush da questa videocamera sembra, forse saranno le luci, che io se sia Heidi, non lo so. Sembra scurissima. Passiamo alle labbra. Allora, prima di tutto vado ad applicare una matita e una Ultra Glossy Lip Pencil della Kiko, e questa è il numero 614, che butta un pochino più sul violaceo. La dovrei temperare, ma non mi va di alzarmi a prendere il temperino. Ok, sopra ci vado a mettere il rossetto della Essence, lo 09 Wild Berries, che è praticamente lo stesso colore. L'effetto finale, insomma, è questo qui. A me piace tantissimo, mi sa davvero molto d'autunnale, insomma, questi colori, specialmente anche il rossetto, che ho usato ogni tanto anche d'estate, dico la verità. Però con questo trucco occhi sta assolutamente benissimo, mi piace tantissimo. Insomma, fatemi sapere se anche a voi piace, aspetto come sempre i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!